Buongiorno a tutti e bentrovati. Nella lezione di oggi diamo uno sguardo d'insieme al 600, provando a tracciare un quadro politico ed economico di questo secolo piuttosto complesso. In una seconda lezione parleremo poi invece di quelli che sono gli aspetti culturali e scientifici. Questo proprio perché si tratta di un'epoca molto ricca e quindi vale la pena di prendere in considerazione in due momenti separati, questi due discorsi. Allora, cominciamo col dire che il 600 fu un secolo molto difficile per tutta l'Europa. Innanzitutto abbiamo in apertura fondamentalmente di quest'epoca un terribile conflitto, la Guerra dei Trent'anni, che si ebbe dal 1618 al 48. Chiaramente non si trattò di un conflitto unico durato 30 anni, ma di una serie di battaglie e di scontri, insomma, piuttosto efferati, che presi nel loro insieme vengono chiamati Guerra dei 30 anni, in quanto sono tutti riconducibili alle stesse dinamiche. La guerra dei Trent'anni ha causato molte morti e devastazioni, è stata veramente una guerra terrificante. Si stima che complessivamente l'area dell'attuale Germania abbia perso circa il 40% degli abitanti, arrivando in alcune regioni addirittura al 70%. Le guerre poi non cesseranno con la chiusura della guerra dei Trent'anni, quindi proseguiranno, gli scontri fino anche alla metà del Settecento, ma nessun conflitto avrà più le conseguenze devastanti di questa guerra. A questo si aggiunge anche il ricorrere di carestie e di epidemie di peste. Ovviamente, per quanto riguarda le carestie, c'è uno stretto legame con la guerra provoca sempre povertà, e a questo si va ad aggiungere un generale peggioramento del clima. La peste invece, che è un qualche cosa che ricorre nella storia d'Europa, parte dalla Germania durante la guerra dei Trent'anni e si diffonde, in tutta Europa per via dello spostamento degli eserciti. In Italia viene colpito particolarmente il settentrione, come non ricordare la peste, che viene citata da Manzoni nei Promessi Sposi, no? Quindi l'ambientazione di questo romanzo storico proprio tra il 1628 e il 1630, e la peste, la famosa peste di Milano, viene ricordata dal Manzoni con una trattazione anche piuttosto lunga. Per quanto riguarda l'andamento demografico, abbiamo paradossalmente una, diciamo, sostanziale stabilità dall'inizio alla fine del secolo, cioè si passa da 104 milioni di abitanti all'inizio ai 115 milioni di inizio Settecento. Ecco, poi bisogna tenere presente che chiaramente si parla sempre di dati che vanno presi con una certa cautela, perché poteva comunque capitare che qualcuno nascesse e non venisse registrato all'anagrafe. Ma diciamo, insomma, nel Seicento, ovviamente, rispetto a quelli che possono essere i dati che sono giunti a noi, che so, dall'alto Medioevo, ovviamente, insomma, si tratta comunque, di dati molto più attendibili, ma ripeto, non da prendere proprio in senso strettissimo. Ecco, diciamo che però sicuramente c'è stata una sorta di stabilità complessiva, all'interno della quale però possiamo individuare delle aree differenti. Quindi in generale una crisi della penisola iberica, quindi nella Spagna abbiamo un decremento della popolazione, una sostanziale stabilità dell'area tedesca e italiana e una moderata crescita invece della Francia, dei Paesi Bassi, Paesi Scandinavi e Isole Britanniche. Quindi possiamo dire che la flessione demografica colpisce soprattutto l'area mediterranea e centroeuropea, mentre le regioni settentrionali conoscono un fenomeno di espansione più o meno forte. Ecco, poi anche a proposito del secolo colto nella sua complessità, spesso si parla di crisi del 600, così come anche si parla di crisi del 300 parlando di un altro secolo. È un'espressione un po' semplicistica, in realtà abbiamo aree che si rafforzano, altre che si indeboliscono, fattori di sviluppo e fattori di crisi, quindi bisogna poi considerare, insomma, le cose con la dovuta cautela. Allora, diciamo che sostanzialmente possiamo dire, per quanto concerne il quadro economico, che si tratta di un'epoca di espansione per l'Olanda, la Svezia e dalla metà circa del secolo per l'Inghilterra, che diventerà poi nel Settecento fondamentalmente la potenza dominante.
Poi, per quanto riguarda invece altri paesi, fra cui la Francia, è un'epoca sostanzialmente di ristagno, di fermo, e la crisi colpisce soprattutto l'area mediterranea, quindi la Spagna, l'Italia e l'Impero Ottomano. Parliamo d'Italia, ma ovviamente non d'Italia unita, all'epoca l'Italia era una costellazione di realtà politiche locali, ma per semplificazione usiamo l'espressione Italia per intendere la penisola italiana. Ecco, quindi possiamo dire che abbiamo uno spostamento del centro economico, quindi gli stati mediterranei, quindi soprattutto l'Italia, che fino alla metà del Cinquecento era stato il motore dell'economia europea, gli stati mediterranei vengono superati dall'ascesa delle potenze atlantiche, quindi abbiamo una sorta di atlantizzazione dei commerci e dell'economia, che è la diretta conseguenza delle scoperte geografiche del secolo precedente, quindi giunge a compimento quella dinamica di esplorazione, ma anche e soprattutto di sfruttamento delle risorse che ci sono nel nuovo mondo e più in generale al di fuori dell'Europa, quindi non solo in America ma anche in Africa. E quindi si ridimensiona notevolmente il peso dei traffici nel Mediterraneo a favore del Baltico e dell'Atlantico. Quindi questo è il motivo della perdita di importanza dell'area mediterranea rispetto al nord Europa. A fine 600 possiamo dire che gli olandesi cercano di affermarsi come padroni sostanzialmente delle rotte atlantiche, strappando a Venezia e al Portogallo l'egemonia dei commerci con l'Oriente. Amsterdam diviene il crocevia dei traffici mondiali e eredita, si può dire in qualche modo, quel ruolo che invece in precedenza era stato ricoperto prima da Venezia e poi da Anversa. E l'unico stato che riesce a competere con l'Olanda sostanzialmente è l'Inghilterra. In un primo momento l'Inghilterra cerca di limitare la concorrenza dell'Olanda ed è il motivo per cui il Parlamento inglese approva due atti di navigazione a metà secolo, quindi nel 1651 il primo e nel 1660 il secondo. Sostanzialmente questi atti sono delle leggi che vietano alle navi straniere di commerciare con le colonie inglesi, quindi una politica che potremmo definire protezionistica. E le compagnie commerciali inglesi tendono ad assumere una grande importanza, quindi sono le più interessate ad un'espansione coloniale dell'Inghilterra e l'espansione coloniale va di pari passo proprio con l'ascesa delle potenze atlantiche. Ecco, il colonialismo si sviluppa quindi ulteriormente rispetto a quanto già era stato avviato nel secolo precedente e tende anche ad assumere delle caratteristiche diverse, perché nel XVI secolo, quindi nel Cinquecento, protagonisti del colonialismo erano soprattutto la Spagna e il Portogallo, mentre nel XVII secolo, quindi nel Seicento, saranno Olanda, Inghilterra e Francia. Nel Cinquecento i prodotti che venivano introdotti in Europa dal colonialismo erano fondamentalmente beni di lusso, quindi spezie e metalli preziosi. Proprio dalla ricerca delle spezie avevano preso impulso le scoperte geografiche, mentre nel Seicento ci si concentrerà soprattutto su beni di largo consumo, quindi tabacco, caffè, cotone, zucchero. Poi largo, tra virgolette, il caffè nel 600 era tutt'altro che diffuso nella popolazione, però sicuramente questi prodotti ebbero una diffusione maggiore rispetto appunto ai beni proprio strettamente di lusso dell'epoca precedente. E anche il tipo di sfruttamento delle colonie cambia, quindi nel Cinquecento avevamo un tipo di sfruttamento proprio di rapina, quindi una semplice spoliazione delle risorse della colonia, mentre nel Seicento abbiamo un'azione più sistematica, quindi vengono introdotte le piantagioni e la colonia è quella realtà che va a garantire alla madrepatria la produzione di materie prime a basso costo e diventa poi a sua volta uno sbocco anche di mercato per i prodotti della madrepatria, quindi rimane in posizione subordinata e viene legata a stretto nodo proprio con l'economia del paese conquistatore. Ecco, allora, per quanto riguarda, adesso approfondiamo un pochino proprio le vicissitudini del colonialismo. Abbiamo tra il 1595 e il 1602 una quindicina di spedizioni olandesi verso le Indie orientali.
Abbiamo da queste spedizioni un consistente afflusso di spezie da queste zone. Nel 1602 nasce la celebre Compagnia Unita delle Indie Orientali. Non è l'unica e non è la prima compagnia. L'Inghilterra già nel 1598 aveva fondato una propria Compagnia delle Indie Orientali e diverse altre, sia per le Indie Orientali che occidentali, vengono fondate appunto anche da Olanda, da Francia. Quindi ogni paese cerca di creare queste compagnie. Vediamo che cosa sono. Sono semplicemente delle realtà aggregative, possiamo dire, che sono volte a ridurre la competizione fra i grandi mercanti interni ad ogni stato. Quindi, ad esempio, nel caso di quella olandese, è un'alleanza fra i mercanti olandesi, che sono tutti impegnati in Oriente, quindi si associano in un unico organismo al quale il governo concede l'esclusiva dei traffici e mettono insieme le forze. Lo si dice anche a livello popolare, l'unione fa la forza, quindi vengono divise sia le spese, gli investimenti, sia i profitti. Questo rende possibile appunto ampliare gli orizzonti di commercio e garantire una maggiore stabilità all'esito. Non bisogna dimenticare che era molto pericoloso all'epoca avventurarsi in spedizioni marittime, i mezzi di navigazione erano molto diversi da quelli che abbiamo oggi, le conoscenze geografiche erano ancora in divenire e poteva essere veramente molto rischioso avventurarsi da soli, insomma, in una spedizione di quel tipo, quindi anche un mercante molto potente, molto ricco, rischiava veramente tanto. Creando queste compagnie veniva ripartito il rischio e anche il profitto. E si ingenerò poi anche un meccanismo di sottoscrizione di quote da parte di piccoli investitori, quindi un po' come avviene oggi con le società per azioni. Dopo essersi rivolti verso l'Oriente, gli olandesi si indirizzano ben presto anche verso l'America. Quindi nel 1609 Harry Hudson giunge alla foce del fiume che porta il suo nome. Nel 1625 sull'isola di Manhattan viene edificata Nuova Amsterdam, che sarà poi ribattezzata New York. Nel 1621 viene creata la Compagnia delle Indie Occidentali, quindi abbiamo proprio un'ascesa progressiva della potenza olandese. Ecco, le colonie olandesi sono soprattutto commerciali, un po' sul modello di quelle degli antichi fenici. Abbiamo poi anche l'Inghilterra, come dicevo prima, sulla strada dell'espansione coloniale. L'Inghilterra invece tende a fondare delle colonie proprio di popolamento, cioè delle colonie in cui si stabiliscono proprio per dimorare degli europei, anche perché dall'Inghilterra spesso emigrano delle minoranze che sono perseguitate in patria e si stabiliscono stabilmente appunto nei luoghi di approdo, quindi il modello è un po' quello delle colonie della Magna Grecia. Quindi colonie stabili e prevalentemente che vengono fondate nell'America del Nord. Abbiamo la prima colonia, la Virginia, che prende il nome dalla regina Vergine già nel 1584. E poi nel 1620 Mayflower, nel 1600, quindi che sarà la futura colonia del Massachusetts, e nel 1681 la Pennsylvania. Si introduce poi anche la Francia nella competizione coloniale, ma con un certo ritardo, anche perché in Francia era mancata una figura, diciamo, di riferimento, un re forte nella prima metà del 600. Dovremmo aspettare il Re Sole, quindi il suo regno dal 1661 al 1715, per avere proprio una figura molto forte al governo. Quindi la Francia si avvia alla colonizzazione, ma con un lieve ritardo e in modo un pochino più timido in un primo momento. C'erano state tuttavia degli antecedenti, quindi già nel 1535 una prima spedizione verso il Canada, ma ripresa poi più tardi, quindi con la fondazione della colonia del Quebec nel 1608 e poi appunto con un maggiore vigore, come dicevamo prima, dopo la metà del 600. Ecco, quindi abbiamo, diciamo così, sintetizzando quello che abbiamo detto sinora, nel 600 una straordinaria ascesa dell'Olanda e poi un emergere anche sia di Francia e di Inghilterra, che però tra di loro andranno presto a confliggere. Bisogna ricordare che la posta in gioco all'epoca era molto alta, cioè gli europei controllavano circa i 2/3 del commercio mondiale verso il
inizi del Settecento, e lo scontro tra Francia e Inghilterra si acuirà soprattutto nel corso del Settecento. Quindi intorno al 1720 possiamo dire che le navi inglesi erano un quarto delle flotte, della flotta mondiale, quelle francesi un quinto, e la rivalità tra Francia e Inghilterra si giocava proprio sul dominio fondamentalmente del mondo all'epoca conosciuto. Lo scontro risolutivo si avrà un po' più avanti, nel 1756, con lo scoppio della Guerra dei Sette Anni, che termina nel 1763 e che viene combattuto non solo in Europa, ma coinvolge proprio anche il teatro delle colonie, quindi è una sorta di prima guerra mondiale. Noi siamo abituati, giustamente, insomma, a chiamare prima guerra mondiale quella che lo è in senso stretto, cioè quella del 14-18 del Novecento, ma già in questo conflitto del Settecento abbiamo una dimensione che travalica di molto l'Europa. E quindi, anche se non è mondiale in senso stretto, perché all'epoca ci sono aree del pianeta ancora neanche conosciute, pensiamo all'Oceania, ma per quanto riguarda il mondo che era all'epoca conosciuto, fondamentalmente lo si coinvolgeva quasi tutto. Ecco, da questo conflitto uscirà sconfitta la Francia e trionfante invece l'Inghilterra, che da questo momento in avanti diventerà la prima potenza mondiale. Bene, abbiamo concluso questa sintesi, ci siamo spinti anche un pochino al di là del confine del 600, ma era giusto insomma dare una visione d'insieme. Ecco, ripeto, per quanto concerne invece gli aspetti culturali del 600, che è stato un secolo ricchissimo per quanto riguarda la scienza, la cosiddetta rivoluzione scientifica, ma anche lo sviluppo della cultura, l'arte barocca, sia a livello pittorico, anche scultoreo, musicale e così via, ne parleremo poi in una lezione a parte. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a continuare a seguire il canale. Arrivederci e alla prossima!